Non è importante quanto grande tu diventi nella vita, ma è importante quanto felice tu sei. Lui è Renzo Rosso, fondatore e presidente del gruppo OTB, Only the Brave. Renzo per prima fondò Diesel, famosa in tutto il mondo, e poi, creando il gruppo OTB, ha acquisito molti altri marchi. Oggi abbiamo a bordo, oltre a Diesel, Margiela, abbiamo Victor Rolf, Marni, licenze con D-Square. L'ultimo arrivato, invece, è un'azienda veramente strepitosa, è Jill Sander. In questo video, Confindustria Vicenza mi ha permesso di entrare nella sede di Only the Brave, intervistare Renzo Rosso e fare il tour negli uffici a Breganze, 64.000 metri quadri di creatività che ospitano intorno alle 850 persone. Buongiorno Renzo. Ciao. Sono veramente emozionato di parlare qui con te. Sfrutterò questi 15 minuti in maniera molto intensa. Partirei con raccontare, diciamo, il setting. Cos'è Only the Brave e come è nato? È un posto meraviglioso, costruito qualche anno fa. Pazzesco, perché sembra quasi un villaggio. Quindi è totalmente sostenibile. Abbiamo dall'asilo, la scuola materna, bar, ristoranti, campi da tennis, calcetto, di tutto di più. La vita qui è veramente fatta per quello che deve essere la vita di tutte le aziende del futuro, quindi pensare molto ai nostri dipendenti, tenersi cura di loro. Più chi lavora per noi sta bene e più poi ha creatività, ha voglia e più libero per dare quello che l'azienda ha bisogno, quindi dare tanta passione, tanto amore. Sì, effettivamente quando sono entrato sembrava di entrare in una casa gigantesca, ma in una casa bellissima. Lo stabile è gigantesco, l'abbiamo visto da fuori. Quante persone lavorano al suo interno? Qui nella sede centrale siamo più o meno 850 persone, però l'azienda è grande, quasi 7.000 dipendenti. Lavoriamo in 90 paesi, però abbiamo basi nostre dal Giappone, dove c'è un grande HQ, dove addirittura il Giappone per noi rappresenta il 25% del nostro fatturato. Abbiamo basi negli Stati Uniti, in Europa, in Cina, Hong Kong. Ovviamente, oltre alle nostre basi dei nostri dipendenti, abbiamo i negozi, i nostri store, che sono poi la nostra immagine, le nostre vetrine, le nostre insegne, le vie più importanti del mondo, e lì arriviamo a 600 store. Una domanda che mi preme, diciamo, da piccolo, minuscolo, appena nato imprenditore, è come sei riuscito e con quali criteri, con quali principi, a creare un team così grande? Se sei una squadra, un gruppo di persone, allora sì che sei importante, allora sì che hai una forza incredibile per poter gestire tutte le situazioni che si presentano. E costruire il team è dove un imprenditore o comunque un CEO è dove una persona deve spendere veramente tantissimo tempo. Cioè devi fare tanti colloqui, vedere tante persone, perché trovare la persona giusta, che abbia l'incastro giusto perché tu rappresenti, è molto difficile. Ci sono tante brave persone ovviamente in giro, però devi trovare la persona che sia più giusto per quello che è il DNA del brand, per quelle sono le caratteristiche, la missione. È un po' come una squadra di calcio. E un passaggio, diciamo, fondamentale per la tua impresa è stato anche espanderti all'estero. Devi essere globale, perché oggi un brand locale non è considerato, non è nessuno. È stato più facile per me perché, avendo un prodotto, all'inizio sono partito con Diesel, era un prodotto molto nuovo, molto diverso, molto dirompente. Fare dei denim trattati, addirittura rotti, non è stato facile. Fine anni 70 era molta gente che pensava che era un second quality, quindi chi capiva il mio prodotto all'inizio erano solamente le poche persone delle grandi città metropolitane, per cui per me è stato un must. Ho dovuto andare all'estero per riuscire a far vedere la bellezza delle cose che stavamo facendo. Diciamo che oggi però il mondo dei social, il mondo digitale aiuta molto, mentre per me una volta dovevi prendere l'aereo, la borsa, viaggiare, andare, capire, presentare, incontrare. Oggi con il mondo digitale veramente tu puoi incontrare qualsiasi persona giornalmente, tu puoi far vedere il tuo messaggio, chi sei, con molta facilità. Quindi basta con un click, oggi è veramente molto più facile essere globali. Oggi che il mondo è diverso, quali consigli daresti a una persona che adesso vuole creare un'impresa? O meglio, cosa faresti tu se ti ritrovassi da zero in questo momento a dover ripartire? Ma è una domanda che i giovani mi fanno sempre, questa, per cui è molto facile per me rispondere. Io penso che ognuno di noi ha una caratteristica superiore a un'altra persona, perché è forte in qualcosa. Quindi quello che la persona deve fare, deve evidenziare dove uno è forte. Cioè quando è evidenziato dove tu sei forte, dove tu veramente hai una passione, un amore, una determinazione incredibile, ecco, sviluppa questo tuo punto qualitativo e cerca di portarlo più avanti che puoi. Poi un'azienda piccola può essere molto più figa di un'azienda grande. La cosa più importante è quando tu vai a lavorare sei felice.
felice, quindi wow, sono contento di essere al mio posto di lavoro con la mia gente, sei anche molto più sereno a casa e hai una gioia familiare sicuramente superiore e questo aiuta anche tantissimo. Dopo l'intervista con Rosso mi ha accolto Giovanna, che mi ha fatto da cicerone per tutta la struttura. Leggi bene prima di entrare, perché in realtà quello che vedi scritto è un po' il motto. Be brave. Esatto. Sì. La cosa bella dell'edificio è la possibilità di ricrearti degli spazi per te stesso. Il fatto di dire finisco una riunione, prima di andare a pranzo stacco e vado a farmi una corsa o qualsiasi altra cosa. Entriamo in palestra, sei pronto? Ti facciamo fare affondi, faccio burpees. Un po' di idrazioni? Vuoi, sì. Mi sono messo apposta la camicia per non fare infatti, niente. Infatti appunto ho detto e poi hai fatto apposta. E qua quando è che vai in palestra? Allora in realtà hai la possibilità per il dipendente di venire o la mattina, quindi subito prima di entrare al lavoro, e dopo c'è la possibilità sia in pausa pranzo che in realtà dopo l'orario di lavoro. Là fuori c'è un campetto tra l'altro. Fuori sì, c'è calcetto, c'è tennis, possono anche fare pallavolo, c'è lo squash sotto. Oh madonna, è micidiale. Sì. Quindi qua c'è sia basket, pallavolo e poi in realtà ci sono anche la possibilità di avere i corsi, ovviamente sono tot corsi al giorno. E abbiamo anche il servizio, ad esempio, per la lavanderia. Quella che vedi aperta in realtà è la porta che porta al... a me piace chiamare un po' lo scrigno dove vengono le magie, perché è tutta la parte delle modelliste, della prototipia. C'è una sartoria proprio. Esatto. Allora entriamo da di qua. Allora, questo è tutto proprio il mondo, diciamo, dove tagliano, cuciono in tempo reale. La produzione grossa non avviene ovviamente qua dentro perché non siamo in grado di sostenere certo. Ovviamente i numeri. Quello che avviene qua dentro sono qualche di campionario che deve essere fatto all'ultimo momento, però molto di quello che è le prove che magari l'ufficio stile vuole vedere il giorno dopo di un disegno che hanno in testa, ovviamente tutto avviene qua dentro. Okay. Questa è una macchina molto particolare di taglio, poi invece qua come vedi ci sono tutte le signore ed è tutta la parte proprio di cucito e di modellatura e proprio di parte finale. E anche tutte le tute della Casa di Papel sono state fatte da noi. E invece da qua che comincia a intravedere è l'entrata alla mensa. Prego. Grazie. Questa qui okay. È la mensa. A parte è un grandissimo plus, però comunque è molto anche comodo. Quindi un po' questo è il luogo dove veniamo a rifocillarci. Ah, guarda e che poi bar. Ovviamente abbiamo anche il canteen. Il bar è aperto sia la mattina per colazione, iniziano brioche, centrifughe, oppure insomma diciamo dopo pranzo. Micidiale. Sì. Bello qua. Sì, sì. Qua in realtà quando si poteva si facevano anche le feste. Infatti vedi che c'erano anche tutti i giochetti, i videogame. Sì. È un po' una sala relax. Il primo piano ospita tutta la parte dell'IT, la parte logistica e amministrativa del gruppo e un gigantesco showroom. Possiamo farglielo vedere? Sì, Madonna. Lo facciamo vedere. Fighissimo, lo showroom. Figata, va fatto vedere. Andiamo. Quella che vedete qua in particolar modo è tutta la collezione di proprio Diesel, quindi è uno dei brand che fa parte del gruppo, ma è diciamo, anche il brand un po' che ha iniziato tutto. Quindi trovate diverse categorie. E loro lì, ragazze, sono ragazze. Questi vestiti sono già in commercio? Allora, questi vestiti in realtà no, non ancora. Alcuni di loro sì e altri invece no. Stanno facendo le foto per sì, l'e-commerce? Di shooting per l'e-commerce. Questo ci piace. Proprio ci sono team dedicati che fanno questo tutto il giorno. La cosa bella, tra virgolette, di questa azienda è che tutto avviene qua. C'è poco che viene esternalizzato. È bello per quello. Perché hai contatto realmente con il prodotto. Quindi che... qua vengono anche modelli e modelle per fare gli shooting? Assolutamente sì. Okay. So che avresti voluto oggi vederti la modella. Posso fare da modello? Ah no, certo, sì, chiaro. Sì. Lo showroom è a due piani, quindi salendo siamo sbucati al secondo, che ospita il cuore degli uffici del denim, dove vengono sviluppati nuovi modelli e vengono fatte tutte le ricerche sui materiali. Poi ci sono i vari uffici corporate, come l'ufficio risorse umane e il servizio clienti. Come vedete in ogni piano c'è una parte più aziendale e una parte più creativa. Al secondo piano ho incontrato Cristina, che si occupa di real estate. Gestisce la parte immobiliare di tutto il gruppo OTB in tutto il mondo. È laureata in urbanistica, in inglese, ha studiato in Spagna, in Australia e in Cina. Mega curriculum. Parli cinese? Sì, un po', un pochino. Ok. Mm. Il primo lavoro che fai? No, ero anche in un'altra società. Si occupava sempre di sviluppo immobiliare di negozi. Ok, com'è la tua giornata tipo qua? Allora, la mia giornata appunto ha diversi tipi di attività che possono essere call con appunto le varie region, presentazioni per nuove location, aggiornamento di database, okay. Questo è un po' okay, diciamo okay, che okay. È comunque interessante, variegato, ci sono diversi tipi di attività che ti fanno passare la giornata molto velocemente, ecco questo sì. Stavi lavorando qua, quindi tu puoi lavorare ovunque nell'ufficio o hai un ufficio predefinito? Ho un ufficio definito, però mi posso anche spostare sulla base delle esigenze, quindi è abbastanza okay. Flessibile la cosa. Dopodiché siamo andati dritti al terzo piano nella fondazione OTB, cioè la fondazione che si occupa di tutti i progetti di filantropia. Abbiamo dei focus, delle tematiche a cui ci atteniamo, soprattutto i
bambini e ragazzi in difficoltà, donne vittime di violenza o comunque stato di bisogno generale. Le donne stanno subendo sempre più violenza e noi cerchiamo dove possiamo di dare aiuto, assistenza psicologica, legale, magari troviamo un lavoro, le portiamo via da casa, a volte sono situazioni dove non dormi la notte perché sono situazioni che ti toccano veramente tanto. E poi portiamo avanti anche progetti di integrazione. Okay. Ad esempio locale, tema ragazzi, abbiamo questo sportello, si chiama Only the Brave Chiama Alice, dove con Alice e Onlus offriamo delle ore di sportello psicologico gratuito d'ascolto. Okay. Quindi loro mandano una mail, oppure internazionale, donne, c'era il Pink Shuttle che adesso sta avendo un po' di risonanza perché appunto era a Kabul in Afghanistan. Certo. E lì avevamo creato la prima rete tutta al femminile, facendo del training a delle donne afghane che sono diventate poi autiste e quindi potevano portare altre donne al lavoro perché loro culturalmente non potrebbero prendere il taxi con un uomo che non è della famiglia. Al di là dei nostri criteri, noi siamo molto anche attenti alle emergenze che si possono presentare. Okay. Ad esempio è stato il Covid. Siamo stati molto molto impegnati nell'aiutare più di 100 ospedali direttamente, 32 case di cura, fornendo il necessario, quello che avevamo, quindi Casabia era diventato un centro di smistamento. Anch'io caricavo i camioncini di DHL. Adesso è l'emergenza in Afghanistan. Certo. E quindi lì poi quando qualcuno si trova in stato di bisogno noi interveniamo sempre in modo molto concreto. Abbiamo continuato al terzo piano, entrando negli open space. Qua c'è tutta la parte di sviluppo e-commerce, tutti i progetti online e il controllo delle filiali. Più avanti c'è tutto il team marketing, il team eventi, ed essendo squadre che hanno bisogno di comunicare, sono tutte nello stesso open space. Questo poi invece è l'ufficio PR. Sono tutte le ragazze che invece organizzano la parte degli eventi e tutto quello che è l'endorsement, con ovviamente gli influencer, i blogger. Inviano se un vuoi, materiale. Se vuoi, mi faccio regalare qualcosa. Esatto. Chiedo infatti il volo. Poi un altro ufficio molto importante è l'ufficio delle due ragazze che vedi là, che in realtà è tutto il mondo della sostenibilità. Quindi loro due assieme coordinano tutto quello che è la parte più. Tutto quello che riguarda il sustainable dell'azienda, dalla A alla Z. E quello che vedi dritto a te in realtà è il piccolo ma grande mondo delle licenze. Portano avanti tutti i progetti di licenza. Da qua in poi è tutto l'ufficio stile. Cioè un ufficio. Qua i creativi proprio. Sì, qua è tutta la parte creativa, sì. Ok. Madonna che bello. Sì, questi in realtà sono mood board che stanno cominciando a creare per le prossime collezioni. Quindi anche qua è bellissimo. È dove avviene la magia, sì. E qua vedi evidentemente abbiamo la linfa giovane. Nell'ufficio stile c'è un continuo confronto tra creativi, stilisti, persone che si occupano della produzione. Ho avuto modo di parlare anche con Mark, canadese, che ha studiato moda in Italia proprio con lo scopo di lavorare in diesel. Disegno uomo, faccio la parte, diciamo, jersey felperia. Quindi sei uno stilista? Sì, oggi stiamo iniziando a disegnare la sfilata per la prossima stagione. E come funziona il tuo lavoro? Per esempio qua vedo un sacco di foto sui tavoli, qual è il processo per fare? Noi lavoriamo un sacco con immagini e roba e ricerchiamo quello che sono le tendenze future. Okay. E poi da lì partiamo con il nostro concetto, le nostre idee. Ognuno ha il suo stile, il suo modo, tu hai la musica. Sì, sì. Fa quello che gli pare. Sì, perché c'è un sacco di libertà qua. Quella è la bellezza di questo posto qua. Devi puoi essere creativo. Te stesso, sì. Ogni giorno è diverso. Devi sempre star lì e avere 3-4 cose in balla e sempre essere abbastanza bravo di chiudere tutto. Okay. E farlo fatto bene, diciamo. Io volevo venire qua. Cioè, è il tuo obiettivo? Sì, era il mio obiettivo. Quando ho iniziato la scuola io ho detto io voglio venire in diesel. Usciti dall'ufficio stile siamo entrati nell'ufficio che si occupa di capire come allestire i negozi e le vetrine, cioè la shopping experience. Io amo queste cose. Questo fa tutto parte proprio del mondo loro dell'interior, quindi quando scelgono tutti i materiali, le colorazioni per i negozi o comunque per le furniture, quindi insomma diciamo che hanno un bel po' di materiale, di cose a cui pensare. In fondo c'era una sala riunioni dove stavano discutendo la collezione dell'anno successivo, cioè come industrializzare tutte le idee che escono dall'ufficio stile. Con il montacarichi siamo tornati al secondo piano dove vengono realizzati i prototipi dei capi. Ah, e questa è la carta dei cartamodelli, quindi? Sì, esatto. Cioè, questo è figo. Poi qua è tutta la parete di tutti i modelli, diciamo, storici. Anche qua sono divisi per aree, tipo qua c'è tutta la parte del ready to wear. Ah, è gigantesco. Sì. Questo è tutta la parte di ready to wear. Questa parte di qua invece è tutta la parte del mondo intimo. Siamo andati al piano meno uno per vedere la parte espositiva di Diesel Living e le sale per il showroom. Al mondo diesel anche tutta la parte proprio di arredamento per la casa. E invece di qua, questi sono anche spazi che vengono utilizzati molto spesso quando abbiamo le presentazioni fisiche e ovviamente sono enormi e vuoti. Quasi ci puoi fare una sfilata. Esatto. Ci puoi fare. Poi siamo tornati al meno uno dove ci sono le vetrine finte e i finti store per simulare le varie collezioni e vedere come vengono in vetrina e in negozio. Sono delle vetrine vere e proprie? Sì, queste tra l'altro non sono ancora uscite ragazzi, quindi... Cioè, quindi questo è come... Sì, in realtà hanno riprodotto un negozio e poi ovviamente noi... Lo allestiscono, esatto. Smantellano, certo. Esatto, quindi assolutamente sì. C'è l'insegna addirittura fuori. Okay. Sì, sì, è stato rifatto proprio... Infine ho parlato con Federico, che si occupa di coordinare la parte eventi in tutto il mondo. Sia eventi aziendali per presentare le collezioni e le novità all'interno dell'azienda, oppure eventi
concerti pubblici come sfilate, aperture di store, qualsiasi altra cosa. Com'è la giornata tipo per te, diciamo? Nei periodi di grossa intensità la giornata tipo comincia con le mail che arrivano la notte dall'Asia, magari su progetti o eventi che sono in progress da quella parte, e poi continua nel cuore della giornata con l'Europa. Ogni tanto ci ritroviamo poi a sera invece a lavorare sugli Stati Uniti. La mia domanda è, voi quindi qua dentro sapete già cosa andrà di moda nei prossimi anni? Sì, sostanzialmente con una sfilata viene decretato le tendenze dell'anno successivo. È stato veramente fichissimo entrare in questi mega uffici, è la prima volta che mi permettono di vedere così da vicino il dietro le quinte di un'azienda così grande, e penso che scoprire settori che non si conoscono apra la mente e serva ad avere una visione più realistica del mondo del lavoro. Spero che questo video vi sia piaciuto e scrivetemi cosa ne pensate in un commento.